e buongiorno a tutti. Noi siamo della scuola media di Casoli e adesso le daremo delle informazioni sul castello. Grazie. Allora, il castrum di Casoli fu menzionato per la prima volta nel memoratum dell'abate Bertario di Montecassino nell'833, nel quale si specifica che la terra di Casoli appartiene alla contea di Manoppello e che Casoli fu chiamato così per le casupole che si crearono intorno al castello nel IX secolo. Grazie. Buongiorno signor Presidente, buongiorno a tutti. Ora le mostrerò il castello dall'architettura. La torre fu il primo nucleo ad essere costruito, ha una forma pentagonale ed è stato costruito nel IX secolo. Il suo obiettivo era quello di difendere il paese e di avvisare i nemici in lontananza e di difendere i nostri fiumi Sangro e Aventino. Grazie. Bravissimo. Sindacali, dove spiegano il lavoro, la democrazia e la libertà, quello per cui si sono battuti i partigiani per il popolo italiano. Grazie molto, grazie. Presidente, si figura. Complimenti, grazie. Grazie. Davvero efficace il professor. Grazie. Ciao. Auguri ragazzi. Articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Bravissimi ragazzi, complimenti. Complimenti. Ricordatelo sempre, perché è un articolo molto importante questo. Bravi ragazzi, noi grazie. Noi veniamo dal comune di Penna Sant'Andrea, nella provincia di Teramo. Questo è una... Il gran sasso che è il simbolo della forza dell'Abruzzo è la ceramica. L'immagine è una tradizione artigianale. Sì, Castelli. E questo è un casco per lei relativamente ad un percorso di inclusione che abbiamo fatto a scuola. Grazie. È un Pinocchio d'Africa che arriva da lontano e che noi ci approntiamo ad accogliere. La ringrazio molto, interessante davvero, grazie. Grazie a lei. Grazie. La memoria di questa canzone della loro stessa e si preoccupa attraverso le parole dei ragazzi di riqualificare l'ambiente storico qui del settore orientale della Chiesa. Buongiorno signor Presidente, sono Elsa Campitelli e loro sono i miei colleghi Alex Sputti, Guido Manzi e Lorenani 5. Il nostro progetto di alternanza scuola lavoro, denominato Da Alleati a Nemici, la riqualificazione storica, turistica e memorialistica della linea Mustang del settore Fiume Sacro, ha la finalità di sviluppare un percorso della memoria nel Sangro Aventino, collegato a quanto sta avvenendo in altre regioni europee, Normandia, Francia, Gelda e nei Paesi Bassi. In Abruzzo vi sono particolari luoghi misconosciuti a livello internazionale, Gesto Palena e la sua strage, Casoli, città ove nacque la Brigata Maiella, che hanno una forte risonanza storica con il resto d'Europa. Per accettare questo piccolo dono che riassume in forma cartacea e audio-video il nostro progetto. Grazie, bellissimo. Grazie, bellissimo. Ricordo, ma è interessante avere. Grazie, a voi. Grazie. Grazie. Auguri Presidente. Grazie.